Oggi è un giorno molto importante per la nostra città dall'alta valenza simbolica. C'è chi la lotta alla mafia l'annuncia esclusivamente all'interno di qualche dibattito, di qualche comizio, all'interno di qualche libro, c'è chi la applica giornalmente. L'amministrazione comunale di Catania sta seguendo quest'ultima strada in assoluta sinergia con le istituzioni, dando un segnale concreto di speranza a questo quartiere che vive mille contraddizioni. Lo Stato dà un segnale di presenza all'interno di questa realtà territoriale che ha visto protagonisti alcuni bambini di 10 e di 11 anni diventati pusher nelle mani della criminalità organizzata e oggi si riappropria di questi 5 immobili confiscati alla mafia e li va a destinare ad alcune realtà associative e ad alcune famiglie in emergenza abitativa. Credo che sia un giorno molto importante dall'alta valenza simbolica e siamo felici e orgogliosi di questo.